Il sindaco metropolitano di Napoli, Luigi De Magistris, ha inaugurato questa mattina l'auditorium, la palestra e gli uffici di segreteria dell'Istituto Scolastico Superiore Enrico De Nicola di via Ea Mario nel quartiere Vomero a Napoli, così come ristrutturati dopo i lavori effettuati dalla città metropolitana. Gli interventi fanno parte di un più ampio piano di recupero che prevede la riqualificazione e la messa in sicurezza di tutto l'edificio che ospita la scuola per un ammontare complessivo di 1.100.000 euro. In particolare, i lavori al piano seminterrato hanno avuto lo scopo di migliorare l'area adibita allo sport. È stata infatti riqualificata la palestra, sono stati realizzati ampi spogliatoi e nuovi servizi igienici con docce per consentire alla struttura di ospitare anche eventi sportivi provenienti dall'esterno, ed è stata prevista una zona dedicata ad altri sport. L'area destinata al basket è stata dotata di una nuova illuminazione. Al piano terra si è invece proceduto al riposizionamento e al miglioramento acustico dell'auditorium da circa 100 posti, con l'obiettivo di dare la possibilità all'istituto scolastico di aprirsi all'esterno mediante incontri, convegni, seminari ed altro, oltre che al trasferimento degli uffici amministrativi e di quelli della presidenza dal secondo piano, per migliorarne la fruibilità verso il pubblico. La nostra amministrazione, ha affermato De Magistris, ha messo in campo, nonostante i tagli imposti dal governo, la maggiore quantità di risorse per le scuole a Napoli e nella città metropolitana dai tempi del terremoto. Spesso ci siamo assunti importanti responsabilità, quale quella di interpretare le norme che magari ci impedivano di spendere soldi per gli istituti scolastici in maniera costituzionalmente orientata, considerando cioè la Costituzione che garantisce il diritto allo studio dei nostri giovani superiore alla legge ordinaria. Non solo la palestra, ma l'auditorium devono costituire un punto fermo di riferimento per tutti i giovani, le famiglie e le persone del nostro territorio. Sono un bene pubblico che noi dobbiamo socializzare sul territorio nell'ottica di sentirci più liberi intellettualmente. Il dirigente scolastico ha anche presentato una proposta per l'intitolazione dell'auditorium. Io ho proposto solennemente e pubblicamente di intitolarlo a Pino Daniele, ma perché Pino Daniele, come studente e come artista, ha sempre evidenziato un forte senso di identità e di attaccamento alle proprie tradizioni, nell'ottica poi di portarle nel mondo, accettando anche la contaminazione che veniva dal rapporto con le culture e le sonorità arabe, americane e inglesi. Ora prenderà il via la seconda fase dell'intervento, il cui termine è previsto entro l'anno, che prevede la riqualificazione dei tre piani sovrastanti che ospitano aule e laboratori per una platea scolastica che supera gli 800 studenti. Tutte le fasi del progetto e dell'esecuzione sono state seguite da personale la città metropolitana. Oggi siamo qui al Vomero a Napoli, presto saremo a Torre Annunziata per inaugurare altri spazi che abbiamo restituito alla comunità scolastica, staremo a breve a Giugliano dove inaugureremo un ampliamento di un istituto scolastico e staremo anche ad Ercolano, quindi l'attenzione che c'è da parte del sindaco della città metropolitana Luigi De Magistris e della sua amministrazione è massima per ciò che riguarda le strutture scolastiche e l'istruzione, perché riteniamo che investire nelle strutture scolastiche e nell'istruzione è il miglior investimento per i nostri giovani.